pratiche magiche possono essere essenzialmente di due tipi, magia buona, magia cattiva, magia bianca, magia nera, come volete chiamare. So the obvious question was, once we've done all the good white magic to make all the good people of the world stop voting for complete fucking assholes, but people that have a little bit of sense and so on, what are we going to do with the people who don't want to change? Beh, una volta la sua domanda allora a questo punto era: quando abbiamo usato tutta la nostra magia bianca per tirare fuori tutto il buono dalla gente, perché la smetta di mandare avanti queste persone che sono delle nullità, che cosa dobbiamo fare con quelli che non cambiano? So this, he responded, well, you have to destroy them. And we all like, okay. And he said, yeah, energetically, of course. E allora la sua risposta è stata, dobbiamo distruggerli. E lui ha fatto come un salto indietro e lui ha finito la frase dicendo, energeticamente, naturalmente. To which we ask, what happens when you're destroyed energetically? E la domanda era, che cosa succede quando si distrugge qualcuno energeticamente? And the answer, well, you die. E la risposta è stata, beh, insomma, muore. In the region of Ecuador, where this particular healer is very active in organizing healers on a political level, in his estimation, 30 healers, shamans, witch doctors, whatever you want to call them, are killed every year in psychic warfare. Che nella regione, nella particolare regione dell'Ecuador dove lavora questo sciamano di cui sta parlando, è stato calcolato che circa il 30% degli sciamani sono uccisi energeticamente, vengono uccisi 30 sciamani all'anno. And we asked if he could do this. And he said, yes, he could, but he didn't want to, because he had always been instructed never to do anything on the dark side, and that his grandparents said that if you take one step into the dark side, it takes the next step for you. Gli avevano chiesto quindi se lui potesse uccidere energeticamente qualcuno, lui ha risposto di sì, che però non l'ha mai fatto perché gli è stato insegnato dai suoi, no, i suoi nonni, da suo padre, che è meglio non metterci neanche il piede nel dark side, nella, diciamo, nella parte nera, perché una volta che fai il primo passo poi ti prende dentro fondamentalmente. So there's like power over, which is associated with the dark side, and there's power to, I think, as a way of understanding this in a slightly different context of words. And so, really, what I imagine would be good if ayahuasca becomes part of this world, this part of the world's culture, is that it would take place in a very different way. The way that c'è un potere su e un potere di, e quello che lui spera, se c'è un futuro per l'ayahuasca qui da noi come anche strumento di cura, è sicuramente un modo completamente diverso di praticarla. E vabbè, vedevo nelle slide che c'era scritto in un modo più comunitario e di autogestione fondamentalmente. I think that, first of all, our cultures, one of the main problems we have is money, I think. So I think it's better to use this plant's energies to create something outside of that. And it's not, what I'm imagining is not really very different from this social center. It's just approaching it in a different way,
so that we don't reproduce the problems associated with very special characters who holds the psychedelic or entheogenic secrets of going forth and back. Cioè, dice, io quello che mi immagino non è una cosa molto diversa da quello che può succedere nei centri sociali in Italia, però che le nostre società sono malate di denaro, e però mi manca un po' la connessione tra i due discorsi, qualcuno la fa. Sì. Ok, I'm sorry it's been taking so long. I don't want to say anymore. Last idea I would stop with is that what I'm imagining is a little bit like Fight Club, you know? And the first rule of Fight Club is don't talk about it, because it attracts all kinds of attention, and so does money. Un po' anche la logica, che magari c'è, cioè, un po', c'è anche qua, no, dei personaggi che parlano di una logica che non gli piace, che è un po' anche connessa anche al denaro, cioè al potere in qualche modo, e quello che lui si immagina è una cosa tipo il Fight Club, per esempio, tutti i film, la prima regola del Fight Club è che il Fight Club non si parla, perché attrae attenzione. And thank you very much for your patience. Thank you.